Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro. Della cultura e del valore dell'istruzione in molti si riempiono la bocca, ma quanto viene investito in questi importanti settori è sempre poco rispetto al gettito che possono generare e alla loro valenza sociale. Non fa eccezione il decreto rilancio che per i settori istruzione e cultura ha riservato una fetta di investimenti paragonabile a un'ostia. E questo lo testimoniano le audizioni appena concluse in settima commissione. Un'ostia, dicevo, assolutamente insufficiente per valorizzare quello che dovrebbe essere uno dei volani trainanti della nostra economia. Perché investire in cultura significa favorire il turismo, perché investire in istruzione significa preparare le nuove generazioni e i giovani a tenere in mano le redini di questo nostro paese, perché investire in università e ricerca significa essere competitivi con gli altri paesi europei, perché un investimento in tal senso significa valorizzare le grandi potenzialità del paese Italia. Invece, con questo decreto che di rilancio ha solo il nome, l'Italia ancora una volta non fa un salto in avanti, ma resta indietro rispetto agli altri paesi europei. E ciò che è peggio, questo decreto lascia indietro tanti che lavorano nel settore artistico e culturale. Eppure stiamo parlando di 55 miliardi, una cifra pari a quella di 2 leggi di bilancio. Stiamo parlando di 266 articoli raccolti in un tomo di quasi 1000 pagine, 266 articoli scaturiti dallo studio e dal lavoro di 470 esperti, oltre ai ministri e ai sottosegretari. Stiamo parlando di un decreto che faceva ben sperare, ma che alla fine ha deluso tutti. E come se non bastasse, non c'è più tempo neppure per correggerlo, perché scade fra pochi giorni e qui in Senato è arrivato blindato e nulla si è potuto aggiungere a quanto è uscito dalla Camera. Nonostante i numerosi emendamenti migliorativi presentati dalle opposizioni, 1500 per la previsione, nonostante i proclami da parte della maggioranza di voler una collaborazione con le forze di opposizione, alla fine, nel passaggio alla Camera del decreto, sono state concesse poche briciole, pochi spiccioli per accogliere solo pochissimi emendamenti, tra cui, e di questo ne siamo orgogliosi, quello relativo ai fondi per le scuole paritarie, che grazie alla costanza e alla perseveranza della Lega sono stati infine raddoppiati. Sono rimasti invece irrisolti, per quanto riguarda i settori di competenza alla settima commissione, le questioni relative al precariato degli insegnanti e del personale ATA, e non solo. In questo decreto manca la definizione di un quadro di interventi di riqualificazione delle scuole alla luce delle imminenti necessità legate alla riapertura a settembre. Manca un necessario fondo liquidità per la cultura per garantire un sostegno finanziario alle imprese culturali. Manca la garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da Covid-19 per le produzioni cinematografiche e teatrali, visto che le assicurazioni si rifiutano di risarcire i danni da interruzioni della produzione culturale causata dall'epidemia. Manca la previsione di interventi per i musei civici e per il rafforzamento delle attrattività dei piccoli borghi attraverso il restauro e il recupero di spazi urbani, edifici storici e culturali. Manca un opportuno finanziamento del fondo per il rilancio del sistema nazionale sportivo. Manca soprattutto una visione strategica e una riprogrammazione del comparto scolastico e delle discipline universitarie. Manca il coraggio di staccarsi da quel rigorismo europeo che con i tagli imposti ha inciso così negativamente anche su un settore come quello della cultura, trainante per la nostra economia. Noi, il nostro contributo a questo decreto abbiamo cercato di portarlo, portando anche ieri in commissione un parere alternativo a quello della maggioranza, mettendo in evidenza alcune delle cose che con questo decreto non si sono fatte, alcune questioni che non sono state affrontate. Vice Ministro, è stato imbarazzante, un minuto Presidente, vado a concludere,
È stato imbarazzante verificare che alcune nostre osservazioni coincidevano con quelle contenute nel parere della maggioranza. Come si può quindi dare un parere favorevole a un decreto in cui la stessa maggioranza riscontra delle mancanze? Come possiamo parlare di rilancio quando lo stesso segretario generale della CGIL afferma che musei, archivi, biblioteche hanno difficoltà ad aprire al pubblico, le sale cinematografiche o i teatri non sanno se e come proseguire un'attività che comunque si presenta dimezzata, e ancora che per i lavoratori del settore artistico e culturale il governo è intervenuto, ma le misure sono ancora insufficienti. In sintesi, e concludo, con questo decreto, il cui ritardo è indiscutibile, assistiamo a una serie di interventi spot che corrono dietro ai problemi, senza peraltro risolverli, esattamente come quando si rattoppa una strada che avrebbe bisogno invece di un'asfaltatura uniforme, un po' come le strade di Roma. E finché ci sarà questo correre dietro ai problemi, senza una strategia, senza saperli veramente anticipare, non potrà mai esserci un vero rilancio per il nostro Paese. Grazie Presidente. Grazie, senatrice Saponara. È scritto a parlare il senatore.